Una proposta contro la guerra? Lo sciopero dell'amore? È questa la ricetta di Deborah Caprioglio e di Stefano Artinsung, protagonisti de Il sogno di Lisistrata, Archeo Cabaret, una produzione della Sinergie Teatrali in collaborazione con l'AMAT. Lo spettacolo andrà in scena giovedì 15 e venerdì 16 aprile al Teatro Ventidio Basso di Ascoli. La produzione prende spunto dall'opera di Aristofane e porta in scena la storia di Lisistrata, eroina che organizzò, d'accordo con le altre donne ateniesi, uno sciopero del sesso nei confronti dei propri mariti, come espediente per far cessare il conflitto fra Sparta e Atene. Una donna forte e determinata che l'attrice racconta così. Questa Lisistrata, che è stanca della guerra tra Atene e Sparta, un bel giorno si sveglia e convince le altre donne, le ateniesi e le spartane, a unirsi insieme per portare la pace. L'unico modo per farlo, l'arma che loro adottano è quello di fare uno sciopero sessuale, ovvero sia di non concedersi più ai loro mariti. È una donna che comunque ha una grande forza dentro di sé, perché comunque è decisa a portare avanti il proprio obiettivo. Contemporaneamente comunque è una donna che trasmette anche le sue debolezze, cioè nel senso le sue disperazioni, perché comunque è una donna che anche analizza un po' quella che è la guerra. Donne e potere, ci si chiede se oggi, dal V secolo avanti Cristo, le cose siano cambiate e se uno sciopero alla Lisistrata funzionerebbe anche ai nostri giorni. Aristofane non amava le donne, per cui se da una parte appunto mette in scena questa cosa, dall'altra utilizza queste cose anche in modo un po' così dispregiativo, perché è un po' come voler sottolineare il fatto che forse la forza della donna sta solo lì. E invece no, perché comunque quello è sicuramente è una cosa metaforica. Oggi non lo so se funzionerebbe, sicuramente no, non credo, non lo so. Però ecco, certo è una cosa che la donna comunque oggi, anche se sempre, si è fatta valere per altre cose.